Ah, amici della Camusa di Nicco, voi sapete la mia passione viscerale, smodata da cura psichiatrica per la caccia e la cacciagione. E quindi, cacciagione, qua oltre ad avere un etto e mezzo di spettacolare guanciale, ho questi. Sono petti di pernice, 6 etti. Un etto e mezzo di guanciale, numero 2 coste di sedano, numero 2 carote, numero 2 cipolle rosse, bianche, dorate, quelle che avete, numero 3 rametti di rosmarino, un po' di olive sott'olio, non sotto salamoia, sott'olio. Ci vogliamo mettere un cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro? Sì. Ci vogliamo dare una bella sfumata a vino bianco? Sì. Si va a fare il ragù bianco di pernice. Bellino, no, questo pettino? Qui c'è un buco, ma ci deve essere, perché questa è carne vera, non allevata, vera. E io, con coltello ben affilato, li faccio prima a bastoncini, così, e poi una piccola battuta. Li voglio sottili, sì, però non li voglio omogeneizzati, un pochino sotto il dente si deve sentire, e vado avanti così per tutti i petti. Vi siete mai chiesti perché si chiama battuto? Semplice, no? Perché si batte. Domanda: perché ci metto il guanciale? Le ragioni sono sostanzialmente due. Uno, perché mi piace proprio tanto, gli dà un buon sapore. E due, che ho quello un pochino più tecnica, che la pernice, come tutte le cacciagioni, una carne estremamente magra, poi questa è una carne bianca, ancora più magra. E se non ci si mette un pochino di grasso, è un lega. In teoria bisognerebbe metterci un 20% del peso. Io ho fatto un pochino a cazzotto. Allora, non ce ne sarebbe bisogno, ma io un paio di giri d'olio ve l'ho messi giusto così per buona creanza, e ci vado subito a mettere a freddo il rosmarino, così rilascia piano piano tutti i suoi aromi all'olio. E il guanciale, perché la base di grasso per la soffrittura della Santissima Trinità, sedano, carote e cipolla, la faccio così. Piano piano, piano, ma piano. Guardate che cosa sudicia e cicciona è venuta fuori qua. Il guanciale si è sciolto, ha fatto tutte le sue cosine croccanti, e ora ci può mettere gli odori. Adesso che ho messo gli odori a soffriggere, voglio fare una tavola, non è più spinta qui. Quindi cambio fuoco, perché tra un pochino dovrò mettere a sigillare la carne, dargli la prima botta. Quindi cambio fuoco, ora questo lo faccio andare finché non si imbrunisce un po'. Sta cominciando a cambiare colore, ma più che altro sta cominciando il rosmarino a perdere i suoi aghi, sono fastidiosissimi. Quindi vuol dire che l'aroma l'ha già dato. Io rilevo, dov'è il terzo? Dov'è il terzo? Eccolo qua. Poi, siccome a me piace, ma non è detto che piaccia a tutti, quindi sì, no, ci metto un peperoncino, a quale ho levato i semi, perché questi peperoncini cominciano ad essere un po' birboni. E prima ancora che finisca completamente la brunitura del soffritto, metto le olive. Queste sono peranzane pugliesi, sono molto buone rispetto alle taggiasche che conosciamo tutti, hanno una spunta un pochino più amara, ma non ci piacciono lo stesso. Quante ne metto? A passione e sentimento ne metto. Queste quante saranno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, queste sono una ventina, non sono sufficienti per il mio gusto. Vai, facciamo
una trentina di olive, vai. Se le volete tagliare, tagliatele, non ve lo dica nessuno. Mi piacciono anche intere, perché così c'è un diverso gioco di consistenze, la carne l'ho battuta molto bene al coltello, quindi un pochino più intere e consistenti le olive vanno bene. Facciamo andare altri 5-10 minuti. Bello il colore, che ha preso quasi terracotta. Sono sdato oggi. Ciccia! E questa deve cuocere velocissimamente. Facciamo di prendere subito un bel colorito da tutte le parti. Spezzatela con il mestolo di legno. Vedete, sta già cominciando a cambiare colore qui. Dai, finché non è completamente cambiata di colore. La carne è brasata, strinata, sigillata, ata. Guardate qui, guardate qua che c'è. Si vede? Tutto questo brunettino qui. Questo è il bono. E per staccare il bono dalla padella bisogna sfumare o deglassare. E noi deglasseremo con un vino bianco buono. Non deve essere il migliore del mondo, ma non deve essere neanche quello da 50 centesimi il litro. A fiamma alta, e i liquidi del vino, guardate, vanno a reidratare questi lì che sono gli zuccheri della carne e delle verdure, li staccano dalla padella e li fanno entrare in circolo, il famoso circolo della vita, no? E gli danno il vero sapore buono. Adesso aspettiamo che passi la parte alcolica. Qui mi sono preparato un cucchiaione bello, denso, grosso, di ottimo, anche questo non buono, ottimo, triplo concentrato di pomodoro, di marca, perché fa tanto la differenza, ma fa tanto la differenza. Giusto per dargli una macchia, e anche di buono, perché è buono. Non avevo brodo, quindi faccio con semplice acqua calda. La butto sopra, guardate, leggermente a coprire, non deve essere tanto, leggermente a coprire, è giusto per sciogliere il concentrato. Arrivati adesso si può correggere, anzi si possono proprio mettere sale, pepe, tutto quello che volete. Assaggiate però, comunque c'è il guanciale che spinge un pochino in sapidità e in peposità, non so se si dice peposità, ma me ne frego. E questo lo facciamo andare finché il liquido non si è ritirato. Credo che sia arrivato il momento di spegnere, che è bello tirato, non cuoce tanto questo, veramente 10 minuti, un quarto d'ora, carne bianca, ha bisogno d'altro. Bellino, proprio bellino. Mi piacerebbe tanto assaggiarlo, ma non ho ancora calato la pasta, e allora piglio un pezzettino del mio pane. Trovate un link per fare il mio pane, questo è fatto con farina 2, sempre lievito male. Il sugo si assaggia con il pane. Ci si mette l'olivina, ci si mette l'untino, ci si mette che se lo metto in bocca ora probabilmente perdo l'utilizzo della lingua per mese. Soffio, continua a soffiare. Signori, evviva la carciagione, perché è meglio mangiare che ci sia, il meglio. Lo fate di pollo, è un troiaio. Se lo fate di una bella cacciagione, avete un amico cacciatore che vi porta qualcosa di meglio, potete mangiare.